Buongiorno, oggi come potete vedere niente video di escavatori opale o altri mezzi al lavoro, ma bensì voglio iniziare una serie di video che tratteranno le recensioni della mia collezione di modelli in scala. Come potete vedere un po' di materiale ce l'ho. Quindi direi che possiamo iniziare col primo modello di questa mia nuova serie di video. E così andiamo a scoprire quale sarà, dopo comunque una visione generale di tutta la mia collezione. Ok, andiamo. Bene, eccoci qua allora col primo modello di questa nuova serie di video. Iniziamo con l'Hitachi Zaxis 350 LC, prodotto dalla TMC Scale Models, ditta che non è da tanto, che ha iniziato a produrre modelli in scala di macchine da cantiere. Produce oltre al 350 Hitachi, anche l'Hitachi 470 e se non sbaglio anche la pala, la ZV310. Bene, questa è la confezione, classica scatola di cartone come per molti altri modelli. E adesso andiamo a vedere il modello. Bene, ecco il modello. Come si può già notare, è assai molto dettagliato. I movimenti comunque sono precisi e rispecchiano quelli della macchina vera. Passiamo adesso alla visione nei dettagli. Direi di partire subito con le linee idrauliche sul braccio, perché come potete vedere sono molto molto ben fatte e dettagliate. Forse si potevano curare un pelo meglio quelle sul boomerang, ma sono piccolezze. La torretta è molto ben fatta, addirittura i dettagli dell'apertura degli sportelli, ringhiere in metallo, della dimensione corretta per essere in scala 1,50, addirittura i simboli come sulla macchina vera del centro della torretta, scritte molto ben fatte, tappo del serbatoio dell'olio idraulico, tappo del gasolio, carro molto molto bello, con buona scorrevolezza, adesso il piano qua non lo consente molto, consueto tendicingolo, come si vede adesso su tutti i modelli, dettagli del carro molto molto realistici, varie pedane, anche qui ritroviamo gli adesivi come sulla macchina vera. La cabina è spettacolare, portiera apribile. L'interno è veramente da paura per i dettagli che ha, le leve, le sicurezze. Non so se si riesce, ecco qui a vedere bene, addirittura la scritta Hitachi sul sedile. Sulla fiancata troviamo le varie griglie, che non sono pitturate, ma sono tipo, sembrano incise. La zavorra, retrocamera, anche il vano motore apribile col motore all'interno.
dire, modello veramente veramente ottimo, consigliatissimo, il prezzo lo ritengo giusto per i dettagli, la qualità. Ho i movimenti sono perfetti. Essendo il primo video, spero che sia piaciuto. Cercherò nei prossimi di migliorare la qualità e le descrizioni. Grazie per la visione e, come sempre, lasciate un like. Potete visitare anche la pagina Facebook, stesso nome del canale YouTube. E per restare sempre aggiornati, iscrivetevi al canale. Grazie, ciao!